credo che magari potremmo lasciare spazio per massimo 3 domande adesso, se ci sono, e poi sì, e poi passare alla seconda. Vuoi venire qui, scusami. Scusa, ma tu hai detto appunto che bisogna riconoscere una soggettività alla natura. Questa soggettività di solito nella società attuale si riconosce attraverso il diritto. Spesso però chi comunque cerca di contrapporsi a questa visione dà l'idea che il diritto sia qualcosa che si può ottenere solo se lo si comprende in quanto prettamente umano. Come quindi dimostrare che esista una sorta di diritto verso la natura e verso anche l'animale, che però non sia prettamente umano? Ah, ok, se ci sono altre 2 domande. Sì? La mia domanda rimane nel campo filosofico. Innanzitutto a partire dal concetto di blasfemia o bestemmia che lei appunto. A me è sembrato che questo concetto nasce addirittura 200 anni fa con Schelling e la natura come soggetto, e non averlo esplicato forse mi è sembrato come un piccolo errore, tanto più che la sua stessa posizione mi sembra ricalcata da Heidegger nella questione della tecnica, dove si studia la natura come fondo e il rapporto che bisogna intrattenere con essa. Di conseguenza mi chiedevo come intende la responsabilità dell'uomo a tal proposito, e quindi come debba muoversi l'uomo responsabilmente per poter avere un rapporto migliore con la natura stessa, onde evitare che essa venga sfruttata come fondo. Grazie, un'ultima domanda se c'è. Ok. Allora, vediamo, la prima questione è la questione del diritto. Io non sono un grande fan dei diritti, nel senso che riconosco sempre che i diritti sono grandi battaglie che una volta che sono vinte tutti diciamo vive viva e sicuramente qualcosa cambia. Però io faccio sempre il solito esempio che abolita la schiavitù e proclamata l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, questo sulla carta c'è, però non mi sembra che la società abbia fatto i propri questi diritti. Qui c'è una sfasatura tra il piano giuridico e il piano economico, culturale, sociale, che non si risolve in termini di diritto. Allora, la tua domanda però non era chiaramente questa, era più teorica, cioè come si fa a rivendicare il diritto della natura. Ma infatti io, è questo che obietto sempre ai sostenitori dei diritti degli animali, che la prospettiva giuridica è una prospettiva antropocentrica. Cioè, inevitabilmente noi dobbiamo andiamo a riconoscere un diritto a un soggetto che è come noi. Questo qui è il problema che dobbiamo risolvere, non è la soluzione, no? Tant'è vero che si dice, beh, cominciamo con le grandi scimmie e poi dopo allarghiamo, e a me sono tutte cose bellissime che mi fanno anche piacere, però non, mi sembra che manchino proprio il problema fondamentale, che è proprio il concetto di soggetto che va rivisto. Ora, il diritto funziona così, e quindi io non riesco a immaginarmi un diritto che funzioni diversamente. Infatti al congresso della LAB che è stato fatto qualche tempo fa c'era un esperto di diritto, io gli ho detto, guarda, risolvimi tu questo problema, perché io non saprei come immaginare un soggetto giuridico che non sia umano o umanoide, un soggetto giuridico che non sia umano o umanoide. Con il che però, che cosa facciamo? Sì, allarghiamo il cerchio della nostra attenzione etica, morale, però non cambiamo alla radice il tipo di sistema in cui viviamo, perché comunque coloro che hanno diritti saranno coloro che sono simili a noi. Invece il problema sarebbe di rovesciare la prospettiva, cioè andare alla ricerca dell'altro e non di chi è come me, che poi fondamentalmente se io riconosco un diritto a chi è come me non faccio altro che allargare il mio egoismo, mentre l'idea di una società che non è egoistica ma funziona su una solidarietà, quindi su un rapporto con un altro, è proprio partire alla ricerca dell'altro, andare a cercare l'altro. Fino a quel punto si può spingere questo altro, non lo so, io non
faccio il giurista, non faccio l'economista, quindi per fortuna facendo il filosofo posso dire quello che voglio, poi per fortuna ci sono altri filosofi che mi fanno le domande. E quindi no, io direi che però il problema che va posto a coloro che seguono la prospettiva giuridica è proprio questo, cioè il soggetto, finché lo articolo in questo modo, è un soggetto umano o umanoide. Se è possibile un diritto dell'altro che abbia come sua base, come suo fondamento l'altro, questo non lo so, però bisognerebbe pensarlo in questo modo. Oh, la questione della, invece del, della natura come soggetto, sì, chiaramente Schelling, ovviamente sì, ma infatti la scuola di Francoforte riprende molto anche questi, questi autori. La questione della responsabilità che tu ponevi è interessante, bisognerebbe però, secondo me, prima analizzare proprio il concetto di responsabilità, che come tu saprai, ma come forse anche altri sanno, la responsabilità è la possibilità di rispondere. È la possibilità di rispondere di qualcun altro, sono responsabile di, ma alla radice c'è la possibilità di rispondere a qualcun altro. Allora il problema è lo stesso che si pone nel caso del diritto, cioè che tipo di soggetto ci immaginiamo. Noi siamo responsabili degli animali o della natura in genere? Ma sì e no, nel senso, c'è chi dice no perché dice no, perché questa idea che noi siamo responsabili nel senso che siamo il buon pastore è ancora antropocentrica, perché noi ci poniamo al di sopra del, del resto del, della natura, e quindi io non la vedo così, cioè nel senso, secondo me la questione fondamentale è che noi abbiamo una da un lato una capacità invasiva, distruttiva, tale per cui è inevitabile che siamo noi che ci controlliamo e poniamo in qualche modo un freno alle nostre pretese, e quindi ci diventiamo responsabili anche della natura. Dall'altro, la questione fino a che punto si spinge questa responsabilità è una questione spinosissima, è una questione spinosissima. Perché è chiaro che finché noi diciamo riduciamo gli effetti distruttivi delle nostre azioni, fin qui siamo tutti d'accordo, poi bisogna capire in che senso, no? Che poi qualcuno dirà si fermerà prima, qualcuno sarà spinto anche a ridurre effetti distruttivi. Io sono di persone che sono convinte che l'umanità deve ridursi a poche centinaia di migliaia di esemplari e vivere su cubo sulla montagna. Io sinceramente non penso questo, quindi non penso che essere responsabile nei confronti della natura sia questo, l'ho detto prima. Però, per esempio, c'era una mia amica che una volta si era immaginata una cosa meravigliosa, diceva no, noi possiamo, potremmo creare una civiltà ipertecnologica che vive sopra la Terra, quindi vola sopra la Terra, quindi la natura arriva in contatto e ha detto, beh sì, carino, però insomma, per quello non c'è il rapporto tra noi e l'altro da noi, diviamo sempre, ci strappiamo sempre dal rapporto, quindi anche quello mi sa, no, secondo me dovremmo proprio imparare a... ad avere un rapporto con l'alterità. Ecco, il problema è sempre questo: fino a che punto possiamo avere questo rapporto? Non lo so, perché si pongono questioni spinose, dicevo prima, ad esempio la sofferenza che c'è nella natura indipendentemente da noi, ne siamo responsabili? Nel senso, non che la causiamo noi, ma nel senso che nel momento in cui la vediamo e empatizziamo con essa, interveniamo o non interveniamo? È lecito intervenire, è lecito non intervenire? Non lo so, sono risposte aperte, però nella misura in cui uno pone queste domande in maniera radicale, non può non almeno farsi un'idea di questo, affrontare questo pensiero e non rifiutarlo subito con vabbè, che fai allora, togli la gazzella al leone, perché poi sempre si fanno no, non dico questo, però non lo so, in realtà non lo so, e dobbiamo forse per prima cosa ammettere umilmente che non lo sappiamo e porci la questione in maniera seria, in maniera seria, perché che noi proviamo empatia per il vivente non umano è un fatto, non è che me lo invento io. Qualche giorno fa, con una persona che io non avrei mai pensato che potesse avere questo tipo di sensibilità, il gatto ha dato il passerotto, salviamo il passerotto, salviamo il passerotto, poi ti sei mangiato l'agnello 2 minuti fa e salvi il passerotto? Sì, sì, perché c'è questa sensibilità, capite? Allora, il problema è che c'è, ma è contraddittoria, come tutti quei fenomeni che abbiamo analizzato prima. Allora, se noi non cogliamo questa contraddizione alla radice, non cerchiamo di affrontarla,
non avremo mai delle risposte. Io non ce l'ho, però dico, secondo me, la via per avere delle risposte è questa, cioè affrontare seriamente la questione di chi è il soggetto che pone queste domande e se fino a che punto può riconoscere nella natura un altro soggetto verso cui essere responsabile, di cui essere responsabile, che significa anche che ammette che la natura possa rispondere. E questo significa responsabilità. La natura può rispondere, la natura risponde. Non è vero che la natura reagisce semplicemente, la natura risponde a loro. Se noi impariamo a ascoltare questa risposta, forse impariamo anche a porre delle domande e a trovare delle soluzioni diverse. Grazie mille Marco. Allora direi che possiamo passare al secondo relatore. Grazie. Allora, Filippo... Sì, allora io mi metto io risposto da qua, perché... No, c'è lui che dovrebbe... Ah, sì.